Secondo spettacolo in cartellone al Teatro Tina di Lorenzo di Noto, che dopo l'ottimo esordio firmato del Teatro Stabile di Catania con la sua produzione Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello per la regia di Michele Placido, ospita Leo Gullotta. Il grande attore italiano interpreterà Minnazza. Letture tra i miti e le pagine della Sicilia con la regia di Fabio Grossi martedì prossimo 7 novembre alle 20:45. Si tratta di uno spettacolo per voce solista su prose e liriche siciliane, antiche e moderne, che prende lo spunto da una statuetta di appena 11 centimetri, risalente al Paleolitico, che raffigura una donna con il seno molto grande. L'immagine antica della Madre Terra, la Grande Madre. Minnazza è un racconto sonoro che si snoda dalle origini della letteratura dell'isola dei Ciclopi fino ai nostri giorni, grazie ai testi di autori come Meli, Tomasi di Lampedusa, Pirandello, Fava, Buttitta, Camilleri e altri, costruiti drammaturgicamente da Fabio Grossi. Un viaggio tra i miti e il quotidiano, tra il sorriso e la denuncia civile, che risulta interessante ma gradevole, al tempo stesso per la straordinaria interpretazione di Leo Gullotta, accompagnato dalle musiche composte dal maestro Germano Mazzocchetti. Minnazza lo scorso maggio chiuse la stagione dello Stabile catanese, un fuori abbonamento, di cui ancora si parla per il grande gesto d'amore fatto proprio dall'attore Leo Gullotta nei confronti del teatro che l'ha visto formarsi ed esordire, avendo rinunciato per le 3 serate al proprio ingaggio e prendendo simbolicamente un euro a spettacolo. A Noto, Gullotta ha previsto un momento di incontro con il pubblico domani alle 18 al teatro di Piazza 16 Maggio, mentre lo spettacolo andrà in scena martedì 7 novembre alle 20:45.